ragazzi, qui è Delta 28, sono con Rex e Grievous e siete sopravvissuti da tutti quei cicchetti della volta scorsa. Buon San Patrick. Buon San Patrick, esatto. Per tutti i fan irlandesi che ci seguono, vi raccomandiamo. È la mia impressione o mi stanno guardando male quelli? Questa è una zona... Sicuramente non ti guardano bene. E uno in realtà se ne frega altamente, girato di schiena. Perché? Perché? C'era... C'era solo un bastone, devi usare quel bastone. Aia. Quel bastone lì. E lì c'è un bastone. Non l'avevo visto il bastone. E allora si sbilancia di sotto. È il tale bastone che è sopravvissuto. No, lo so. Un secondo è sopravvissuto. Non l'avevo visto. Non è stata una morte... Improvvisamente. Invece che è atterrato, poi ha detto, ah, è vero, devo morire. Ah, è vero, esatto. Ah già, devo cadere di sotto. È come quando in Battlefront 2 ti rialzi mentre cadi su Battle. Io gli distruggerei i vasi per ripicca. No. Con la trema dalla paura. Il suo compare, ok. No, non tu, diceva i Jedi. Ora posso saltare qui. Sanguina! Invece no, tu sanguini. Ah no, perché è una spada larga. Fratello ciclope! Okay, ma quanti avanzato quel... Quante... Il loro villaggio, sai com'è? Un ragnaccio puzzone. Sta arrivando un tizio. Ah, salvo. I geni sono così deboli. No, sono quelli che ti spaccano il culo. Come fai a farlo? Ah, salve, un altro. Boh, non lo so come lo faccio, tu lo sai. Ho più midichlorian di te nel sangue. Aia. Oh, però stai calmo, stiamo solo cercando di distruggere il tuo villaggio. Stiamo solo facendo una visita, una tranquilla visita turistica. Infatti, se puoi consigliarci dove trovare il ristorante più vicino che faccia buchette, esatto. Grazie. Siamo grati. Esatto, così vi faremo una buona ricetta. Mm-hmm. Esatto, su Trivago, guarda, ci diamo 5 stelle. Però devo dire che l'accoglienza al momento non mi soddisfa. Esatto. No, esatto. Ci sono troppe persone che stanno in piedi, vi voglio più cadaverici. Voglio che state fermi. Dovete stare fermi. Ma che cacchio. Ah, era un ragno di me. Ecco. Non è che spingerlo così farà molto. No. Un ragno è abituato a ben altri salti. Aia. Oh. Dai, allora. Ma... E ho capito. E levati. Ok, allora finiamo te intanto. Chi è che ha parlato? Ah, te. Come ti permetti? Verrei picchiato solo per questo. Proprio che hai parlato. Spara normale, grazie. Oh, la soddisfazione. Ok, l'abbiamo fatta. Mo, riesaminiamo. Aveva tutto il boccione grosso e poi alla fine era un arciere pippone che era... Dotto per muore il tuo sangue! E allora vieni ad affrontarmi. No, ti lancio frecce stupide! Allora, io... Fatemi vedere questo cosa mi può servire. Dove lo devo mettere? Secondo me devi spostarlo lì, vedi che c'è una balconata sopra. Mm-hmm. Sì, però non... Sì, stavo vedendo... Ah, aspetta... tutto il contrario. No, magari no. Ecco. Uè, grazie. Oh, perfetto. È il solito il cubo di Rubik. Vai. No, volevo saltare, no. No. Male. Il cubo di Rubik. Aspetta... Ah, ma là c'è un ingresso? Sono cretino. Sì, però devo dire che è carino questo borgo. Mi dà una sensazione da presepe. Dà una sensazione da presepe. Potrebbero farci un bel presepe qui. Sì. Tipo un piccolo borgo all'italiana, tipo. Ah, vedete, avevo fatto quasi giusto. Dai, sali su. Volevate fregarmi. Intanto un sottino. Bel lancio, vedi. Tu che volevi. Buongiorno, devo dire che sono abbastanza soddisfatto dell'accoglienza adesso. Esatto. Molto meglio di prima. Mi senti qui? Cos'è, Didi? È un poncio. Ok. Stranamente roba nuova. Afelio. Non so che cos'sia, cosa sia. Eh già, niente. Cosa troveremo ora? La polverina lì che gira per terra? Ti vedo. Ah no, è acqua che gocciola dal soffitto. Ah, ciao. Mi piace che ci messo a parlare nominando l'effetto sorpresa. Ciao, sono qui! E allora perché ti nascondevi? Per prenderti di sorpresa? Lo ha fatto completamente di sorpresa. Ecco. Non l'ha pensato bene. Io non... È maldestro oltre che stupido.
È cornuto oltre che sul cornuto oltre che maldestro. Un'arma, un'arma. Vediamo un po' che. Dai, prendiamola. Non possiamo, però sentiamo cosa dice. Sono stufo di attendere istruzioni dalla sorella. Lo straniero deve essere eliminato. Ok. Che palle che ce l'avete con gli stranieri, che cacchio. I fratelli della notte portarono qui un intruso, ma poi restarono in attesa di istruzioni che non ricevettero. Praticamente sono razzisti. Sono razzisti. Corruti e razzisti. Xenofobi direi il termine più adeguato. E ci sta. Anche perché non sono indirizzati verso una razza, ma sono verso tutti gli stranieri. Sono verso tutte le razze. Ah no, si è ritirato. Esatto. Basta, mi darò alla pastorizia. Mi darò alla pastorizia. Mi darò all'ippica. Oddio, però ho visto l'interno della gamba. Però dettaglio. Cosa? No, quando iniziata si è rimasto la telecamera. Sì, guarda, praticamente ho visto l'interno della gamba. Dobbiamo andare dall'altra parte comunque. Sì, qua dobbiamo andare, sì. Sì, vai. Oh, la luce del sole, grazie. Vedo una cosa blu. Ragazzi, vedo una cosa blu là che si illumina. Dove c'era la vita, sì. Ma serio. Eravamo giù là noi prima. Dai, vai, cammina. Piano. Ma che piano, vai di corsa. Vai. Fu così che muoio male. E vabbè, dai, per questo video. C'è una corda. Bravo. Via. Hop. Là. Boh. Ancora sei qui tu. Cosa vuoi da noi? Ti decidi a fare qualcosa o dobbiamo fare la prima mossa? Dobbiamo fare noi qualcosa. Ma io volevo darmi all'ippica. Ma era il fin di... era a metà... qui, posso vedere qua che cosa? È quello che mi ha rimbalzato dietro, che credevamo si fosse dato all'ippica. In realtà non sono neanche un arciere, faccio finta, voglio fare lo scultore da grande. No, aspetta, vediamo cosa c'è qui, vedo un ingresso. Era chiuso, è un ingresso chiuso. Volevo usare il marmo qui, il marmo di Datomir per creare delle bellissime statue. Ma io avevo visto che qua c'era qualcosa. Oh, no, vai avanti, non gingischi. Ho capito, però io mi ricordo che c'erano cosce. No, sono gingischi inutili. No, vedete, lì sotto. Ah, ma io adesso ho messo la corda, quindi possiamo andare a vedere lì sotto cosa c'è. Allora vai. Oh, che cos'è? Ecco. Lo so, ecco. Ah. Ecco. L'intruso è venuto qui a dividerci. Sì. Allora deve morire. Ah. Ma tanto deve morire per qualsiasi motivo. Cioè lui è un intruso, deve morire. Ma è un intruso che si introduce, allora deve morire due volte. Esatto. È inutile leggere quello che dicono, perché dico sempre stesse cose, quindi pensiamo. L'intruso ha un paio di scarpe, deve morire. Ci vuole rubare il lavoro, deve morire. Vuole le nostre donne e i metalli preziosi. L'intruso è un intruso, allora deve morire. Deve morire finché non lo uccidiamo. Oh, non lo fa prendere la corda, Ma poi saltaci. No! Meno male, non sono morto! Niente, ci. Sali qui! No, meno male. Stavolta no. No, mi sembra più lontano, quindi ho saltato due volte, invece devo saltare una sola volta. Corri. Io oggi con i salti poi sto una chiavica oggi, lo ammetto. Dai. I salti e le planotte. Comunque molto orchesca questa. No, madonna, mi stava scattando. La madonna, ma cos'è queste pitture così artistiche? Eh sì, era lo scultore di prima. È tutta opera sua. Beh, il paesaggio è figo vederlo da così, però. Hai trovato la tomba? Madonna, mi sono cagato sotto. Ho avuto un contrattempo. Dai, sali. Risa qualcosa che non va. Giura di aver visto qualcuno fuori dalla Mantis. Datomir gli fa male. Vabbè, prendi la Mantis e fai un giretto, no? Stai bene. Aspetta che finisca la missione e poi riatterra. Sì. Sì, e io dove devo scendere adesso da qua? Scusa, non posso tupparmi con... Aspetta, ci sono altri flussi dove andare prima di lanciare. Aspetta, fammi sentire cosa mi dice, non capisco. Siamo io e BD. Non ho capito quello che mi ha chiesto. Non ho sentito. No, niente, io siamo zitto. Esatto, ci pensiamo io e BD, ha detto. Ma cosa? Questo che non ho capito. Aspetta, ma qua c'è un passaggio? Ah, vedi, tu dici salta, sei pazzo. Non ti ho detto salto, tu aspetta prima di saltare. Ma io non sapevo, non ho sentito poi niente, quindi non sapevo neanche. Quindi là che apri un buco sei tipo sì. Claustrofobia. Ma porca miseria, portami via proprio, mamma mia.
No, questa è stata lunga. In pratica non abbiamo trovato la sorella, non abbiamo dato niente. Lei dice di ritornare perché gli fa male stare qui, ok. Ho paura, forse questa è la famosa. La famosa. Vai, premi, apri. Madonna. No, una scorch a doia. Ma che vuoi te? Un avversario straniero! Non avevo voglia di giocare. Oh, che cosa interessante lì, però non mi interessa. Cosa interessante, ma non interessante. Niente. Ok. Accendi il palo. Sono cretino, devo andare alla zona giusta. Stavo andando alla zona giusta. Vedete? Dobbiamo andare per di là. Perché? Perché se no torniamo indietro. Ah, sì. Saggezza. Presenze. Meno male che ho riconosciuto. Guarda, quando ho la memoria visiva io. Ho la memoria visiva. Ma qua non dovremmo ricontare quella bella. Ma. No, ho sbagliato. Già, proprio no. Oh, oddio, Gesù. I fratelli erano. Lanciali via con la forza. Non ho potere. No. E mi sta per sputare. Ecco. Mi adesso... No, si è grabbato. Si è bloccato. Ora è morto. Io dovrei. No, non più. Ok. Ah, posso passare di qua. Meno male. Andiamo. Come corre? Andiamo. Mo becchiamo qualcuno. Perché ha detto che aveva visto qualcuno fuori. Parliamo. Ehi. Invece era tipo un troll. Molto d'accordo, ma posso parlarti di una cosa? Mi serve aiuto. Ti ascolto. Mi sono riconnesso con la forza, ma mi sento ancora bloccato. Cosa pensi che sia? Ogni volta che mi apro, vedo il maestro Tapal. E nonostante questo hai continuato ad approfondire il legame con la forza. Sai cosa significa? No. Che non so cosa è meglio per me. Che riuscirai ad accettare le tue emozioni. Datti del tempo. Sì. Grazie per l'aiuto. Madonna, che aiuto di merda. Oh, già che sei dentro, guarda quanto abbiamo completato l'esplorazione di Daphne. Al riparo. Ah, giusto. Ci sono pareti, un Jedi, sono al sicuro, sì. Che sei impazzito. Animato per la nave la più. Magari non fate individuare la nave. Guarda Daphne, là, quanto siamo a completamento. Ma ora lo vediamo da qua. Perché a quanto pare dobbiamo ritornare indietro. Non c'era un'enorme nave schiantata. No, dice che dobbiamo stare qua. Ci sia un bel a 79%, beh, no, però manca poco, siamo vicini. Ma dice che devo stare ancora qua, c'è la mia missione. Allora che devo fare? Vedete che perché io mi sono perso, non ho sentito quello che mi aveva detto di controllare. Aia. Grisa si parla. Così sembra. Non lo biasimo. Datomir non è ospitale con gli stranieri. Cordova ti avrà detto qualcosa su questo posto. Qualcosa che spieghi perché è venuto qui. Pensi che fosse più chiaro di com'era nelle memorie che ha lasciato? Era intelligente, ma certe cose sfuggivano anche a lui. Tocca a noi proseguire le sue ricerche. Vabbè, però. Sì, però io mo non so che cacchio fare. Perché mo mi sono. Dobbiamo andare avanti? Andare avanti a esplorare l'area che non avevamo esplorato prima. Aspetta, fammi vedere la mappa qua. Dove devo andare adesso? La Madonna! Madonna! Qua dobbiamo andare. Vicino proprio. Vedi? Madonna santa! Non cazzi. Allora, no, sai perché? Perché qua non potevamo aggrapparci, perché era quella cosa strana che non potevamo salirci sopra. Quindi adesso siamo ritornati indietro inutilmente. Sì. Già. Dai, che vedo che secondo me là è. Siamo vicini a Ordine 66 ormai. Ci stiamo. Però arriviamo là, però la stoppiamo. Cioè, abbiamo fatto. Oh, ma posso arrampicarci anche qua. Che bello. Ciao Diego, io arrivederci. Grazie. Non me ne dico. Ciao, Diego. No. Porca miseria! Porca mi ignori! Cagami! Ma manco ma neanche se fossi. Me ne vado via, me ne fuggo. Ignora tutto e tutti. No, te non anche i pagarotti. Ignora. Via. Anche lui, salta. Via. Timita. Ma che fa? Salta anche lui. Infatti. Buongiorno, signor Rano Camperone. Lo sapevo. Vabbè. Camperone sulla cima del burrone. Come salta?
No, i sacri vasi. Allora, fatemi vedere dove ho sbagliato, perché sono andato involontariamente al posto sbagliato. Ecco fatto. Perché dovevo andare di là, infatti. Ecco fatto. No, ma dove era la scorciatoia? Che la scorciatoia mi interessava, raga. Adesso ritorniamo la sorella che fa. Ah, ecco, l'ultimo quello ucciso. Aspetta che apro i bottoli. Che sparisce. No. No, la scorciatoia mi serve. La scorciatoia qual era? La scorciatoia qual era? Perché non mi va di ritorno. Perché c'era il coso. Vai, 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 tanto non ci sono più nemici adesso. Vai, vai. Corri, corri, corri. Ah, no, no, mi serve la scorciatoia. Vabbè, la scorciatoia l'abbiamo già fatto. Quindi dobbiamo. Niente, ma dobbiamo fare tutto questo percorso per andare là in fondo. Madonna. Ho sbagliato! No, 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 ok. Per chi di voi si sono ripresi dalla sbornia di prima, preparati. È ora di riprendere, forza. Allora. L'algoritmo non comincia da solo. Ma come sono? Vabbè, sotto, capo, li stiamo due scalini da te. In effetti. No, ma sono bloccato. Ero bloccato un muro invisibile. Qualcuno mi bloccato. E ho capito, però... Oh, vabbè, oh. Vabbè. Oh. Non indicare i fratelli ciclopi, dai. Madonna, oh, ma oggi... ma che palle. Che sto onda energetica pezzottata. Allora, dammi un dimmo. Mo, andiamo per di qua, mamma mia. Perché tutta sta zona qui non la potevamo fare, lo ricordate bene? Adesso possiamo. Oh, quindi ce l'abbiamo fatta. Oh, vedi, mo. Aspetta. L'hanno preso i fratelli della notte. Sì, sono sicuro, il vecchio cattivo col mantello da Palpatine di sicuro ha problemi con te. Sì, sì. Che palle. Straniero! Mi avete stancato, mi avete rotto il... Almeno, scusa, ormai ho matto tutta la vostra stirpe, ma conosciamoci un po', tipo chiedetemi da dove vengo, così magari... Beh, no. Ho capito, oggi... Oh, non ho la mira, oggi non ho mira. Delta para! No, oggi è proprio del tipo, non è giornata di parate. Oh, non fatti uccidere dalle frecce, ti prendo. Vabbè. Ecco, Steam, bravo. Onda energetica. Guarda lì! Oh, ma com'è possibile? No, ma chi era l'inseguimento sta roba? Ma che è? La ricerca termica. Ma sei? Para, continua a parare. No, ma vaffanculo, ma avete rotto. Questa mi è piaciuta. Dai, salta. Assa fa, posso venire qua per favore? Mi sono. Questa mi è piaciuta. Deve essere la tomba. La tromba. La tomba. Io la sono tomba fin di vita. Via. Oh, però veramente non riuscivo a parare. Non riuscivo a parare. È una cosa allucinante. Più potente diventi, più debolezza acquisti. Che strano perco. È strano un corno. Ma devi da dritto. No, là è brutto. Non mi piace quel posto, non mi piace. Capito, però purtroppo. Vai. No, io credo che si può passare per di qua. Chi se ne frega. Sono i bozzoli profumati. Un zona dove si cura, ti prego, dimmi di sì. E invece puppa. Oh, invece cappio. Puppa. Ah. Sono cazzi. Va. Vasi. Antichi vasi. Vasi. Amico mio. No, non interrompere. Non so finire di parlare. No, perché tanto continua a parlare. Leggete qua. Amico mio. Ok, fallo parlare allora. Ho raggiunto la tomba di Kujet in cerca di Mastrium. Ecco. Mo devo ritornare dove. No, sta ancora parlando. Sta ancora parlando, lascio parlare. Ha smesso. Ha smesso. No. Allora lo accettate che quando io stoppo, anche se inizia a parlare, dopo lo interrompe dopo. Uguale. Dai, facci leggere una cosa adesso. No, perché non so qual è. Mo non so. No, ma quando parla dice solo due stronzate. Poi dopo tutto il dialogo è lunghissimo da leggere, come è successo la volta scorsa. Secondo me è sul viaggio di Cordova. Aspetta, dove? Il viaggio su. Oh. È giù. Allora, dovrebbe essere questo. Amico mio. Abbiamo raggiunto la tomba di Kujet in cerca di un astrum. Ecco, questo ha interrotto, questa è la sua frase. Poi dopo... Sembra che fosse segreta persino durante l'epoca degli Zef. Niente a che vedere con l'appariscente tomba di Mictrul. Non è un buon segno. Le sorelle della notte di Tatomir mi hanno garantito il passaggio.
ah, che bello deve essere stato. Ma mi hanno messo in guardia. Questo posto cerca qualcosa di oscuro. Ce l'ha. Sì, cioè, tutto sto discorso te lo fa leggere dopo. Non è che te lo dice lui. No. Vai, esplora questa tombina. Questa tomba. Ho capito, però io muoio, ma. Tombola. Oh, guarda, tombola. Almeno muoirai con il cocola, il poncio di Lizza. Che roba è? Si chiama poncio. C'era qualcosa laggiù. Contrabbandiere. Nuova versione per la Mantis. Ah, ok. Almeno una skin per la Mantis. Finalmente la Mantis viene considerata. Boh, mi ha esplorato tutto. Ho capito, però io vorrei curarmi. Cadaveri. Tra. Destra. Ah, no, sono radici. No, le radici. Sembrano delle gambine. Niente cadaveri mutilati. Che scritte brutte. Dio. Surprise. Ok. La tomba mi sta parlando. Qualunque cosa fosse, non c'è più. Oh, che bello! Uno Delta da festeggio. Delta con il Delta. Meno male. Oh, meno male. E riposa. Dai, possiamo. Pensavo che la tomba ti avrebbe detto, non lo so, hai rubato i guanti a un morto ladro, maledetto. Piuttosto abilità. Cosa possiamo potenziare? Questo, che cos'è? Schivata di precisione, ecco, magari. Meglio. Recuperi anche una piccola quantità di forza. Comodo. Guarda, Ah, ecco. Allora. Aumenta. Outer Scout che ci rinuncia, fa vabbè, lascia un perdere. Ok, la stoppiamo a registrazione di qua, ce la facciamo per l'ultima? Sì, dai. Sì. Stiamo facendo molto veloce perché effettivamente... No. Ok. No, ma allora vedi che mi vuole male sto gioco. No, ce la facciamo, raga. Dobbiamo farla per forza. Delta, però cerca di non perdere troppo tempo perché io veramente è tardissimo per me. Dai, vediamo, facciamo di farlo subito. Gira l'ambiente, ti prego. Odio profondo, veramente.